E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Siamo tornati sul nostro meraviglioso nano e ho appena loggato e adesso mi ha dato subito una quest del nostro Ralston Karn, ufficiale di reclutamento di stronzi, perché praticamente dobbiamo fare la battaglia per Stormgrade e dobbiamo vincerla perché, ragazzi miei, ci darà una meravigliosa cassa. Vi farei vedere anche, ecco questa qua, che ci darà un 370 più. Vogliamo vedere che ci darà ovviamente un back? Se mi darà un back, giuro che disinstallerò World of Warcraft, ve lo giuro, Cristo Gesù bello. Qui mi dice 33 secondi, quindi aspettiamo 33 secondi, che in realtà sono già passati. Eccoci qua. Non logo World of Warcraft da 4-5 giorni, quindi probabilmente non beccherò nemmeno i tasti perché sto proprio infognato a Monster Hunter, proprio così, Dio buono. Non vedo l'ora di fare il computer nuovo, visto che così potrò portarci dei videos. Unreal Videos. E andate a vedere il mio vlog, ragazzi. Perché non avete guardato il mio vlog? Sono molto fiero del mio vlog l'anno scorso riguardo un po' gli esports, il giocare in generale, se è solo per bambini o no. Veramente figo, ci ho messo molto impegno, me la so ragionata. Cioè, immaginavo che avrebbe fatto meno views rispetto magari a un video tipo come questo, ovviamente, perché tante persone magari non ne frega un cazzo. Però è bello, ragazzi, è bello, ho ricevuto un sacco di complimenti e ne sono molto felice. Tanto qui stanno arrivando le cannonate a babà manetta. Io non mi ricordo un cazzo di come si fa Stormgrade, perché l'ho fatto una volta sola e non l'ho nemmeno registrato. Ma questo c'è la Special Tiger. Questa qui ho letto tipo che vale più o meno 2000 euro. Se voi già avete la card a casa, tipo, potete riscattare quella mount è introvabile praticamente da anni e vale più di 2000 euro se non sbaglio. Si parte! E andiamoci a riprendere queste colline di Arati. Namo. Mani in faccia. Subito mani in faccia. Venite qua. Vi pissio. Madonna se mi sento handicappato. Tempesta di lame. Questa mi spacca tutto. Mi allontano. Ok, primo ufficiale l'abbiamo levato dalle palle. Datemi una vera sfida. Dovete praticamente necessariamente prendere legno e ferro in giro, perché così potete costruire caserma, pregarvi dei potenziamenti, crearvi dei companion che vi potete portare in giro, che vi aiutano a mare a ammazzare gente. E dobbiamo pompare la fortezza, il palazzo. Però per pompare il palazzo dobbiamo prima forgiare tutte le altre robine qui, come potete vedere. Siamo contro degli NPC, perché non lo sapesse, quindi non abbiamo l'orda vera di fianco. Di fronte, non di fianco. Perché se no, se era di fianco c'era qualcosa che non andava. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Sono pazzie. Oggi c'è un clima di merda, madonna. Tutto grigio, piovoso, schifo. Autunno shit. Però per nerdare è perfetto. Intanto qui ci siamo schiaffati la... cazzo, è la segheria? Non pensate male. È la segheria, sì. La segheria, le seghe. Ci sono le seghe rotanti, va bene? Seghe rotanti. Noi prendiamo la nostra ascia del boscaiolo e ci mettiamo a segare cose in giro. Come questa. Un mega troncone. Stuck. 15 legna. E poi con questi legnetti dopo andate in base e o aiutate il processo, per esempio, di formazione di determinate robe. Oppure vi potete potenziare le vostre truppe. È abbastanza gioco di squadra comunque. Quindi un po' tutti devono fare il loro lavoro, perché sennò perdete. Cioè, è molto difficile perdere immagine, eh. Però è possibile. Vedi, per esempio, noi adesso ci stiamo avviando verso il passo del gran valore e ci sono tutti questi madonnini qui che difficilmente riuscirò a sconfiggere da solo. E invece non è vero, perché 321k mi cago sulla testa. E infatti io ho cagato sulla testa, muori. Ecco, questo già sarebbe un problema, 1200k. Però aiutiamo i nostri friends. Anche perché questo è un punto cruciale. Quindi sono tutti step da fare necessariamente. Però sono un po' triste sul fatto che non abbiamo orda vera di fronte e non di fianco. Che cazzo di PvP è? Non è PvP, è PvE appunto. Mori, merda. Conquistiamo. Lo prendo io, non mi rompete le palle. E via, colpire con forza. Pure la Chiamend, perché conquisti tu.
Allora, le vostre risorse, quindi quelle che avete accumulato, le trovate qua. E da qualche parte, quindi alla miniera, è possibile anche accumulare del ferro. Quindi voi volendo potete fare anche gli FK farmini. Madonna, qui un Blitzstorm. Non me ne va, perché sennò crepo. Ecco, infatti. Voi potete venire tranquillamente qua, alla vena mineraria di Galson, e prendere tutto il vostro ferro del caso. Non so come, non so, sta il piccone, ma da qualche parte potete sicuramente. Per esempio da questi carrellini. Carrellino, carrellino. E la Madonna, 40. Bomba. E ogni tanto fate tappa nella vostra base a consegnare tutte queste risorsette. E ogni tanto, a volte anche qui, si accumulano delle scorte di ferro. Qui e il legno, boh, il legno non lo so. Allora, qua hanno costruito, perfetto. Adesso noi andiamo da quest'altra parte e contribuiamo alla costruzione di questo. Andate qua, cliccate, contribuisci con tutto. E voilà, abbiamo fatto un 20%, buttaluglia. Ogni tanto sulla mappa vi compaiono tutte queste ondate d'attacco e dovete necessariamente debellarle. Sono abbastanza cazzute, come potete vedere là, quella è un'ondata intera. Perché sennò vi riconquistano, per esempio, le segherie o le vene minerarie. E vi inculano perché non guadagnate più né ferro né altra roba. Quindi quando le vedete sulla mappa vi ci dovete fiondare di testa, dio bonino. Non fate gli FKers perché sennò vi spezzo. Abbiamo preso anche l'osservatorio, quindi questa parte qua in mezzo. L'altare dei re è pronto! Che non so che cazzo è. Ah, questo. Ok, potenziamenti per il giocatore. Madonna, qui un Bladestorm già sta tutto. Singhiozzo no, eh. Vedete, per esempio, questi danni inflitti aumentati del 10%, le armi di Monolite, è praticamente un potenziamento che è stato dato da qualcuno che ci ha investito i soldi, eccetera, là, le risorse, su l'armeria. E quindi abbiamo degli NPC più forti. Madonna, che casino qui. Stuk, stuk, stuk. E via, pulizia fatta. Adesso dobbiamo farci strada tra linee nemiche, dio bonino. Mario tanto dicendo, cioè Devil, facci una guida. Ma in realtà, ragazzi, cioè, non serve una vera e propria guida perché non è niente difficile, non è, e non c'è bisogno nemmeno di farlo in tempi record, cioè è tranquilla. Voi semplicemente seguite il flusso di gente, non c'è da fare niente di particolare, cioè proprio è tranquillissimo. Quindi una guida qui, meh, non è tanto utile secondo me. Invece se era contro la... Porco diazio, che mi butti. Se era invece PvP, allora la cosa cambiava. Madonna, qui la situazione si è fatta un po' complicata, eh. Però giù lì dietro, quindi no props. Guardate che le merde là. E via, anche questo lo siamo levato dalle palle. Qui possiamo conquistare questo posto, che non so effettivamente cosa fa, però noi lo prendiamo. Ah, qui danno... Ah, vi fanno prendere praticamente degli elefanti da guerra che vi portate in giro che spaccano i culi, tipo. Potete divertirvi con tutte queste cosine, quindi prendere, pompare i soldati, dipende che ruolo volete avere, capito? Perché l'altro giorno, per esempio, io sono stato a farmare risorse e ho potenziato un sacco i soldati, eccetera. Invece stavolta mi sto concentrando solo sullo stare in prima linea, menare. La maggior parte delle persone fa questo, ovviamente, perché è la cosa più divertente. Però è utile anche farmare un pochetto ogni tanto. Non sapete che vi dico? Adesso facciamo una gita al forte, va. Vediamo se si sono accumulate magari qualche risorsa, qualche cosa. Adesso che abbiamo l'officina attiva, quindi questa qua, possiamo costruire i carri d'assedio. Perché non è questa? Ecco, macchina d'assedio. Che serviranno per andare a sconfiggere... Qua ci stavano quelle macchine gigantesche, tipo, che sono vulnerabili solo e esclusivamente alle macchine d'assedio, quindi alle botte, botte, botte... 67 ferro, si vola. E la Madonna. È possibile bombarle? Mica lo so. No. Cazzo, con 80 posso... Dai, 5... Voglio... No, no, adesso aspetto qui, non me ne frega un cazzo. Dai, sto 78. Voglio prendere una macchina d'assedio. Perché non me lo fa riaprire questa merda? Merdina. Qui, vedi, potete potenziare i nostri cosi. L'armi di Monolite è quello di prima. No, non è vero. L'armi di Monolite aumenta la salute. Questo invece aumenta i danni inflitti il 20%. Possiamo contribuire con queste cagatine, le solite cagatine. Io voglio lootare quello, perfetto. Così prendiamo la nostra macchina d'assedio. E noi vi porto qualcosa di diverso. Boom! Ah, ma non me la fa guidare. Affanculo. Sono ultra deluso. Peccato, peccato. Pensavo che potevo montarci dentro e spaccare tutto. E si mettono qui queste macchine d'assedio, sparano a quelle merde là davanti.
E perché io se metto... No, se metto a menarle però... Prende danno lo stesso. Però sono vulnerabili, quindi prendono sicuramente molto danno dalle botte che gli arrivano dalle armi a assedio, giustamente. Però noi facciamo la nostra sporca figura, visto che siamo tanti e non c'hanno tutta sta vita. Ok, uno, ciao. Adesso l'altro, che sta già al 68%. E stuck. Via, macchine assedio levate dalle palle. E la madonna, guarda che fierezza questo. Ed è bella sta mount. Adesso dobbiamo semplicemente fare irruzione là dentro e ammazzare tutti. Madonna, Blainstorm, guarda quanto è soddisfacente. Sto crepando. Non lo so, sono stato one shottato. Cosa cazzo è stato? Solita fortuna, ovviamente, io rinasco qui. Hanno restato un mezzo secondo prima e io mi devo beccare 30 secondi. FK qua, va bene. LOL, mi hanno resuscitato. Grazie. Oh, il cancello è stato abbattuto. Sì, dovevamo semplicemente ammazzare il cancello. Le macchine da 6 dovevano pensarci. E la madonna, sono venuti fuori 850 elite. Mamo! Madonna, panico. Delirio puro. Heroism, è volato tutto. Madonna. Morite tutte, merda. Ah, Damaliadrin. Damaliadrin che cazzo era? Una su Hearthstone, se non sbaglio. Ah, il paladino era. Sì, comunque l'obiettivo era ammazzare sta cretina. E adesso la stiamo stuprando malamente. Per l'orda. Ciao, cara. È stato un piacere. Corazza. Ah, no, questo però non è il drop della cosa. Questo è il drop della... del BG, come se fosse. Siete pronti a vedere lo schifo cosmico? Consegniamo la quest e se non sbaglio me la apre subito. Dai, dai, non ci lamentiamo. Critico personalità è una merda, però non ci lamentiamo, dai, abbiamo un 3,50. Ce la mettiamo, ce la mettiamo. Guarda che schifo, non ci dice per niente, ma non la vado subito immediatamente a trasmorificare, subito e immediatamente. Molto meglio così. Ragazzi, io per questo video vi saluto. Fatemi sapere che ne pensate dell'altro video, perché io ne vado molto fiero, quindi mi raccomando, andate a vederlo. Lasciatemi anche un commentino. Ci vediamo al prossimo, come sempre. Ciao a tutti, ragazzi.